Siamo all'interno del laboratorio della multifunzione dell'informatore agrario, più in preciso nell'area dedicata al mini caseificio. Qua di fianco a me c'è Fabio Sfoggia, titolare della Sfoggia Tech, che costruisce appunto questi impianti. Quale opportunità è di integrazione al reddito la possibilità di produrre formaggio direttamente in azienda? Diciamo che da molti anni ormai si è affermata una realtà a livello di azienda agricola che trasforma direttamente il proprio latte. Questo è a livello redditizio molto vantaggioso perché ci permette di avere un prodotto che alla fine dà una redditività quasi del doppio rispetto al latte. Il latte normalmente attualmente ha un costo di 0,4 euro al litro, con 10 litri di latte, quindi con 4 euro possiamo avere un chilo di formaggio che può essere venduto a 8, 10 euro, 12 euro anche. Quindi è una valorizzazione importante della materia prima latte, questo è sicuro. Quanto costa iniziare con un mini caseificio? Quanto può costare? Dipende da quanto latte vogliamo lavorare, però indicativamente un impianto che trasforma 100 litri di latte per ciclo, si possono fare anche più cicli in un giorno, può costare indicativamente circa 10.000 euro. E la manodopera necessaria? 2 ore e mezza per fare un ciclo per produrre formaggio ricotta, poi bisogna anche mettere in conto circa un paio d'ore per la pulizia, per la vendita e diciamo la fase di marketing. A proposito di marketing, come prodotto al consumo comincia a fare presa anche sulla gente, le richieste del consumatore si stanno crescendo in termini di qualità, in termini di tipologie, verso che obiettivi? Il consumatore sempre più al giorno d'oggi ricerca un prodotto genuino e di conseguenza si rivolge al produttore di latte e al trasformatore dei prodotti caseari. Quindi abbiamo da una parte redditività, da una parte anche una soddisfazione professionale perché al produttore viene riconosciuto una produzione genuina, ecco. Quindi dalla produzione alla vendita un'unica fonte, rintracciabilità del prodotto, tipicità. Bene, un'integrazione importante, visto che in futuro la PAC pone molti interrogativi su quella che sarà la redditività per le aziende medio-piccole. La ringrazio molto. Prego, grazie a voi.